Benvenuti nella terza parte della coperta punto waffle. Nella prima parte del mio video avevo detto che avrei mostrato come lavorare la bordura mentre stiamo lavorando la coperta, cioè anziché fare prima la coperta e poi alla fine ritrovarci a fare pure la bordura, la faremo mentre faremo questi quadrati. Allora, la mia coperta è stata realizzata per larghezza del letto, non per lunghezza, quindi già so la misura e una volta presa la misura, poi allungherò la coperta fino al bordo. E naturalmente, questo genere di bordura che io sto per fare, a vostro piacimento, potrete farla per tutti e quattro i lati o altrimenti solamente per due lati. Ad esempio, se la coperta deve essere rimboccata alla punta del letto, non conviene, oppure potrebbe dare fastidio al bordo dove dormite, perché devo fare dei piccoli pompon. Allora, c'era la bordura siciliana che ho fatto vedere nel mio tutorial con il punto twister. Invece vi faccio vedere un altro, sempre con i pompon, vi faccio vedere però un altro genere di bordura. Ha un leggerissimo procedimento del pizzo brush, ma proprio leggerissimo. Allora, questo è il lato e la punta. Io ho attaccato il filo, sto lavorando sempre con il bianco, quindi io sto facendo che poi ho un richiamo di colori per ogni mattonella. L'attaccatura non è difficile. Allora, noi faremo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Con il filo, col gettato, contiamo 1, 2, 3 e 4 e andiamo nella catenella e formiamo 4 maglie alte. E questa è l'ultima. Poi faccio, perché mi devo sempre calcolare delle 6 catenelle, ne devo fare 3 perché mi devo andare ad attaccare qui, quindi lascio, guardate, cercate di notare voi stessi lo spazio senza mai contare. Non deve essere un compito di matematica quando lavorate, quindi guardate il punto dove va a appoggiare meglio, che non tira e non è nemmeno troppo molle, e vado a fare un punto basso, 3 catenelle, così sono 6, giro e vado a lavorare di nuovo sopra le maglie alte. Ok, fino a qui. Adesso faccio 3 catenelle, punto il dito per fermare la terza e faccio 5 catenelle, 4 e 5. 1, 2, 3. Vado dentro la terza catenella e all'interno lavoro 5 maglie alte. Dove, come voi conoscete, farò il punto nocciolina. Ne faccio altre 5 e lavoro nella prima catenella 5 maglie alte. La 3, 4 e 5. Mi giro il lavoro, raccolgo la prima maglia, faccio uscire col punto basso, poi guardate attentamente, piego e vado nella prima catenella, gettato, punto basso,
Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, e mi rifaccio di nuovo l'archetto. Potete farlo anche più lungo, ok? Sempre a vostro gusto. Catenelle e mi vado ad attaccare qui, quindi lascio questo spazio uno, due, tre, giro, lavoriamo di nuovo le quattro maglie. Allora, voi potete decidere se farne molte oppure distanziare. Io distanzio, quindi faccio 6 catenelle, quattro. 1, 2, 3. Vedete? Si nota, la distanza è questa. 1, 2, 3. Giro e lavoro di nuovo le quattro maglie alte. Tre catenelle, una, due e tre. Fermo, uno, due, tre, quattro e cinque. E faccio di nuovo le cinque maglie alte. Quando poi voi dovete cambiare il colore perché avete fatto l'altra mattonella e quindi ad esempio con il verde, fate lo stesso procedimento. Quando arrivate poi, diciamo che notate che c'è l'attaccatura di quell'altro quadrato, quello precedente, potete attaccarlo qui. Ecco qui. Non si nota niente. Allora sono 5, giro. Raccolgo la maglia, scusate, raccolgo la maglia, 1, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e 5, giro. Raccolgo e chiudo. Vedete dove si forma questa chiusura qui, che centrate proprio il dito? È questa la parte dove dovete unire, così, a conchiglia. Prendiamo bene il punto. Perché il lavoro deve durare nel tempo. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E facciamo di nuovo le 4 maglie alte. Tre catenelle di nuovo. E adesso vi faccio vedere pure cosa si forma con questo pizzo brouge. Questa è l'inizio e la base del pizzo brioche quando si fa la bordura, l'inizio. Guardate. Anche fatta di cotone,
È molto bella. Questa è una bordura che potete applicare in qualsiasi cosa, anche nelle tende, asciugamani, qualsiasi cosa. Davvero sta molto bella. Anche nelle borse, come bordo, è fatta con la ciniglia, è molto bello. Naturalmente anche a voi capita che vi scappa l'uncinetto dalle mani, è normale. Va bene, ne faccio un altro pochino così vi faccio vedere poi come viene veramente bello.